Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, come state? Tutti bene? Puntualmente con la nostra diretta, di questa rubrica che abbiamo iniziato a presentarvi da qualche settimana. Abbiamo avuto, diciamo, già diverse puntate, diversi appuntamenti, e, tra cui quello a Cosmoprof e poi altri appuntamenti qui in sede da noi. La rubrica mi vede, diciamo, non solo così, diciamo, protagonista, perché la rubrica comprende anche la volontà di far partecipare una persona che sta arrivando, perché è in ritardo, cioè sto, quindi è inutile che mi prendo in giro. Buongiorno. Buongiorno. Lei chi è? Così. Salve, sono il dottor Vernice. Dottor Vernice? Sì, sì. Ma io aspettavo un altro, un certo Feliciano aspettavo qui, che di solito fa questa rubrica che vado in diretta. Però no, l'abbiamo ritenuto perché è una persona non idonea a questa tipologia di diretta nella puntata di oggi. Io sono in diretta, non solo dottore, ma io sono in diretta. Mi ha disturbato mentre stavo presentando. Buongiorno. Quindi, buongiorno. Qui il dottore non si vede. Devo fare così. Da Facebook non la vedono. Ora mi vedono? Sì, adesso la vedono. La vedono. Okay. Sì. Buongiorno a tutti. Chiedo scusa, mi presento. Sono il dottor Vernice, nonché dietologo, nutrizionista, naturopata, massaggiatore, risolutore di problemi. Dio sceso dalla terra. Benvenuto. Sì, allora intanto dottore, lei mi ha chiamato e ha detto che sì, io l'ho invitata a venire, sì, oggi, ma mi aspettavo che venisse un po' più tardi, aspettavo un certo Feliciano che ma io l'ho incontrato, stavo salendo con me, l'ho visto, ho detto lei non è idoneo perché praticamente sembrava Io ho il dubbio che lui non si sia presentato, perché il tema di questa rubrica oggi il confermo. Mi faccia dire di cosa devo parlare. Qualsiasi cosa le dice, io lo confermo. Il tema di questa rubrica di oggi è mantenersi in forma. E confermo. Volersi bene e mantenersi in forma. L'avevamo intitolato in questo modo. Sì. Quindi probabilmente lui non è venuto. Lui si frusta la notte perché non è in forma. Non è in forma. Okay. Allora ha mandato lei, che è il naturopata, sì, dietologo, nutrizionista. Sì. Dio sceso dalla terra, okay, diciamo che di tutte le cose visibili e invisibili. Va bene, quindi diciamo bene o male lei si occupa della materia a questo punto. Deve vedere la materia. Ok, allora intanto mi illustri la sua idea, perché oggi allora, la nostra rubrica Q è... Bella questa rubrica. Mi piace? Mi piace il nome. Come mai Q? Q? Perché intanto si fa... Allora, Q perché? Perché la bocca... Le labbra diventano a cuoricino, chiù, e quindi poi ha un significato chiaramente molto forte, perché chiù si dice, diciamo, è parte da una etimologia della parola dove c'è una derivazione chiaramente da la lingua greco-latina, dove chiù porta un'idea di abbondanza. Di abbondanza, di tanta, diciamo, siete molto fattizi, quantità, voglio dire. Sì, oggi sono un po' fattizio, ma davanti accanto a un dottore mi sembra il minimo che possa fare. Quindi più significa, anzi, più addirittura. Quindi e questa rubrica oggi, il tema è mantenersi in forma, volersi bene e mantenersi in forma. Quindi abbiamo invitato qui oggi, questa mattina, è arrivato subito in maniera molto inaspettata, devo dire, il dottor Vernice Feliciano. Giusto. Dottor Vernice Feliciano, che vi darà dei suggerimenti e dei consigli su quello che è la nostra idea di mantenersi in forma e volersi bene, perché mantenersi in forma
e in realtà il volersi bene. Certo. Quando uno, una persona non si mantiene in forma, tecnicamente non si vuole bene, cioè perché si lascia andare, no? Come si suol dire. Beh, io cosa ne pensa, dottore? Cosa ne pensa? Sfati un questo... Sfati quello che vuole. Sfati. Dicendole che comunque il volersi bene, quindi mantenersi in forma, sono due aspetti paralleli ma che nello stesso tempo congiungono tra di loro in alcune circostanze. Quali? Allora, le faccio un esempio. Sì. Lei la mattina si alza a colazione, quindi in quel momento... Io la mattina mi alzo, vado al bagno. Ah, ok. Va prima in bagno? Sì, vado prima a fare... Ah, ok. Okay. Già qui partiamo male. Ah no, vero, devo andare in bagno. No, assolutamente. Io devo fare la... Se la deve trattenere. Ah, sì. Però tutta la notte la trattengo. Cioè, si mette il pappagallo allora. Oppure un pannolone. Beh, se lei ritiene che il pannolone sia l'adeguato giusto materiale per lei, poi non so, faccia lei. Io le sto dando un consiglio un po' più semplice, elementare, quindi il pappagallo è più indietro. Va bene, vediamo. Okay. Allora, lei la mattina si alza. Abbiamo molto tempo, dottore. Assolutamente. Fa colazione, okay. Si siede, si beve il suo caffè, prende il suo caffè? Sì, caffè e latte. Sì. Ok, sbaglia. Quindi è una cosa buona, la posso fare, no? Quindi no. Sbaglio tutto. Sbaglia. Okay. La colazione deve essere fatta con una tazza con all'interno niente. Perché deve simulare che in quel momento le sta bevendo un ottimo caffè. Deve immaginare teoricamente, giusto, perché psicologicamente bravissimo. Lei deve pensare che stia in un posto dove proprio il caffè lo produco. Ma avanti, perché sono curioso adesso di capire come intanto la tavola deve essere perfettamente apparecchiata con bicchiere, con tazza, cucchiaino, dei tovaglioli. Non devono mancare, va bene, le tovagliette va bene, quella sì, quella va bene. E naturalmente non devono mancare dei piccoli fiori, perché devono dare quel senso di profumazione del campo aperto, bravissimo, del risveglio, del vivere bene, perché nel frattempo stiamo lavorando. Gli uccellini vanno anche bene? Io non ho un uccellino, un criceto, però non so se può essere quello sarà utile, però non subito, dopo 20 giorni, poi le spiego il perché. Ah, ok, va bene. Però, vabbè, ci sia o non ci sia, non è un problema. Vai avanti. Quindi più veloce, lei nel momento in cui ha apparecchiato, diciamo, la sua tovaglietta con questi dispositivi che gli ho appena argomentato, non deve fare altro che sedersi e bere la sua tazza vuota. Quindi bevo qualcosa che non c'è. È giusto. Lei deve immaginare. Ah, okay. Poi accanto ci mette praticamente delle fette biscottate e il barattolo della Nutella. Quindi c'è qualcosa. Certo. Ah, okay. Sì. Lei prende la Nutella, okay. Se la avvicini, devi sniffare. E quindi... E poi lo la rilasci. Okay. E ha finito. Questa è la mia colazione. Dovrebbe essere teoricamente la mia colazione. Poi può andare a fare pipì. Perché nel frattempo il suo cervello è concentrato a trattenere la pipì. Quindi non si fa prendere dalla volontà di fare colazione, di mangiare qualcosa di concreto. Bravissimo. Una volta che fa la pipì ci ha ripensato. Si è rotto le palle, vado a lavorare. Dottore, non si dicono queste cose. Cerco di essere un po' più... No, questi argomenti sono un po' più diretti. Va bene, allora quindi il dottore ci sta suggerendo e consigliando che praticamente noi dall'inizio della mattinata dovremmo... ipoteticamente, teoricamente, immaginarci, idearci o costruirci quella che potrebbe essere un'ipotetica colazione. Sì. E poi chiaramente non le chiedo cos'altro devo fare, perché penso che sarà tutto una allucinazione. No, arriviamo al fatto. Perché lei praticamente deve, alle 10 si fa più o meno, come si dice, deve stuzzicare qualcosa. Sì, quindi, stuzzico? Certo, scherza. Allora, lei a un certo punto è sulla strada o in ufficio, in qualsiasi posto, si deve fermare. Okay. Deve fermarsi, deve uscire in uno spazio molto aperto. Ok. Prendo i miei crackers oppure i miei tarallini. No, non deve prendere niente, no? No. Sono sicuro. No. Lì l'importante è che è all'aperto e faccia un grosso sospiro, poi emana tutto fuori, ha fatto il suo stuzzichino. Va bene. Okay. Allora, dottore Basti, penso che sia già sufficiente, anzi mi ha riempito già e mi ha soddisfatto. Io oggi non mangio praticamente. Se vuole vado avanti. No, non ce n'è bisogno, però
Ma l'idea, come diceva, di ipoteticamente mangiare qualcosa, ma in realtà non dovremmo mangiare, è sufficiente? Perché io poi mi chiedo, sarà sufficiente ipoteticamente, teoricamente o nell'immaginario mangiare qualcosa? No. O serve qualcos'altro? Senza ombra di dubbio. Chiedo. Lo stato di alimentazione non è abbastanza per volersi bene. Ok, cosa devo fare per sentirmi meglio, voglio dire, per stare bene, per sentirmi meglio e per vivere la vita, diciamo, incontrare persone più solari, più belle. Appunto, deve mantenersi in forma. Quindi per mantenersi in forma cosa fa? Cosa faccio? La mattina, mentre immagina di fare colazione e corre a far pipì, sembra che ha terminato tutto, ma manca l'ultimo step. Sarebbe. Lei si fletta accanto al tavolo della sua colazione immaginaria e faccia almeno 10, 15, 20 piegamenti. Okay. Dopodiché, la fisica mi stai dicendo. Assolutamente sì. Quello è importante. Questo penso che sia fondamentale. Assolutamente sì. 25 giri di tavolo deve fare. Ah, 25 giri. Sì. Il tavolo deve essere quadrato, rettangolare o tondo? Qualsiasi tavolo sia, che faccia 25 giri. Okay. Quindi tipo un tavolo da riunione come ce l'abbiamo noi, sempre 25 praticamente giri. 20 metri lungo. Giusto, sempre 25 giri. Se ha il tavolo piccolo, sempre 25 giri. L'importante è che fa 25 giri, perché è la mente che deve lavorare. Guardi, io oggi sto veramente apprendo delle informazioni utili, necessarie. Certo, certo. Non saprei andare adesso. No, non mi sorprenda avanti. Perché io oggi non saprei andare avanti. Sono riuscito a risolvere casi veramente patologici. Avevo persone obese. Mi fa veramente molto piacere. Mi fa molto piacere, va bene. Averla qua, guardi, veramente mi riempie. C'è presente George Clooney? Presente? Sì, era sotto la mia cura. Ah, lui, quindi lo posso chiamare per dire come è andata? Assolutamente sì, se vuole le do il numero. Ah, ok. E chi altro? Aveva qualcos'altro, qualcun altro? Beh, un sacco di... La donna? Allora, giusto per fare un esempio, Jennifer Lopez. Ah, sì, ma lei ha i fianchi grossi, fa un po' i fianchi larghi. L'ho fatto apposta. Ah, ok. Perché... Spero che non ci ascolti, perché quella non vuole nessuno. L'ho fatto apposta. Vabbè. Quindi lei la voluto l'uso in quel modo, quindi va bene, ma adesso sì. Parliamo anche di qualcosa inerente al nostro settore. Non so se lei, dottore, conosce anche strumenti che possono anche aiutare le nostre clienti o le nostre, diciamo, ascoltatrici a raggiungere, diciamo, oltre utopisticamente l'idea di, diciamo, una corretta e sana alimentazione, una corretta e sana attività fisica. Cos'altro potrebbe essere utile? Beh, l'aspetto più importante è, come si dice, la ciliegina sulla torta. Sarebbe? È ovvio che qualsiasi essere umano ha bisogno, oltre che a un'attività fisica e oltre che a una corretta alimentazione, di farsi aiutare anche da dei grandi professionisti del settore del benessere. Chi sarebbe? Lei, per esempio, io sono un dirigente di tutti questi miei clienti, che comunque io seguo anche questa tipologia di clienti, i professionisti del settore del benessere, che trovano la soluzione ad hoc ad ogni singola situazione, ad ogni singola persona, ad ogni singola richiesta. Chi sarebbero? Adesso mi inizia a... Parliamo di grandi centri estetici, dico grandi centri estetici perché naturalmente si distinguono dalla massa attraverso proprio la loro consulenza ben dettagliata, quindi porta anche la persona... Oggi sappiamo perfettamente, siamo sempre... Quindi, in sostanza, mi scusi, io la interrompo, sa perché non abbiamo molto tempo, no? Quindi non vorrei che poi magari i nostri, diciamo così, followers magari si perdano, dicono, ma sono questo dottore è abbastanza prolisso, ci mette un po' troppo tempo. Allora, no, le interrompo, sana colazione, ipoteticamente, utopistica, praticamente niente. Attività fisica, quindi flessioni e giri dei tavoli. Che ciao, magari, Maria. Ciao. Scusi, chi sono? Che non conosce nessuno, sono nostre forze. Arrivano i saluti. Lei saluta chi non conosce? Per rispetto, per un saluto. Ah, ho capito, va bene. Dicevo. Non mi interrompa, perché con tutto il rispetto, chiedo dottore. Però voglio andare avanti, perché... Dopo questi passaggi è necessario ed indispensabile rivolgersi a una professionista del settore dell'estetica attraverso queste persone, delle consulenze. Attraverso queste persone cosa potranno dare loro? Senza perdere tempo,
si hanno dei risultati con delle tecnologie avanzate, naturalmente. Questo mi comincia a essere più interessante. Assolutamente sì. Che comunque. Forse stiamo parlando di qualcosa di sostanzioso, ecco, rispetto a prima, ecco, che magari non c'era, ecco, niente. Bravo, va bene? Bravo. Anche perché questo fa parte più o meno del 70% della risoluzione della richiesta che comunque il cliente in quel momento ha, e quindi stiamo lavorando praticamente su sistemi che permettono di risparmiare tempo, di ottenere il risultato. Ma vi faccio un esempio, più pratico, più dinamico. Noi abbiamo bisogno di dare delle risposte, ci sono delle idee veloci. Ci sono naturalmente dei percorsi. Le faccio. Ops. Oh, guardi. Ops. Ce li abbiamo proprio qui. Ops. C'è qualcosa qui? Sì. No, okay, assolutamente. Diciamo, le faccio un esempio. Vediamo. Prendo, diciamo. Aspetta, chiedo al cameraman di avvicinare. Sì. Avvicinare le tecnologie. Assolutamente. Sono notate, cioè, sì, anche di. Di ruote. Di ruote, sì. Oltre che di intelligenza artificiale. Ciao, noi salutano anche. Sì. A cimpi. Più. Queste si avvicinano. Da sole si avvicinano. Vieni qua. Quindi sono robotizzate. Assolutamente sì. Riconoscono l'elemento. Riconoscono. Eh sì, sono le mie fedeli. Riconoscono l'elemento. Riconoscono l'elemento e si girano, se ne vanno. No, vengono. Dico, che cazzo devo fare con questo qua? Vengono, perché a loro piace questa cosa. Ok, quindi. Al contrario, se vedono lei che è bello in forma, snello, così va bene. No, io penso invece che prendiamo una simpatia o antipatia. No. Loro vanno proprio per l'interesse. L'interesse, ok, dai. E allora, cosa fa questo qui che si avvicina da solo, parla, discute, fa il caffè? No, quello è assolutamente. In questo momento ci stiamo lavorando. Perché io devo pensare. Stiamo lavorando per il software immaginario. Ok. Allora, quindi le dicevo, ecco, questo è un esempio di una tecnologia a 360 gradi per qualsiasi tipologia di risoluzione a quello che potrebbe essere viso e corpo. E in questo momento cosa ha detto? La conosce? Non lo so. Comunque volevo fare, siccome sono persone, sono follower che ci seguono, io devo salutare, perché è nostra abitudine salutare, quindi abbiamo visto che c'è Marianna, c'è un bel po' di persone, non è facile salutarle, Francesco, Nicla, Maddalena, Pasquale, Martina, Maristella, Anna, insomma. Scusate magari se ho saltato qualcuna, però abbiamo Susanna, Francesca, sì, ce ne sono diverse, quindi comunque dicevamo, allora, che abbiamo questa tecnologia che a 360 gradi lavora sul rimodellamento del corpo, quindi tipo un folletto, tipo quelli robot che fanno tutto praticamente, li permetta, assolutamente, no? sì. E assomiglia anche questo, il mixer, questo è il mixer, giusto? Giusto, e in quella circostanza andiamo a rimodellare quella zona attraverso dei sistemi che non sto qui a dirle, perché solo la professionista potrà argomentare nel dettaglio quello che comunque il macchinario stesso fa. Sembra un, diciamo, io sono appassionato di cartoni animati, sembra quelli, mi ricordate, dottore, quel cartone animato con Mazinga che lanciava, è andato troppo indietro, no. Andiamo un po' più recente, i Ghostbuster. Ghostbuster, sta presente quello del capofantasmi? Sì, il concetto è quello, okay. Perché prende i fantasmi che ci sono nel nostro stomaco. Le ragazze di Bella ci salutano, ciao ragazze, buongiorno. Ok, allora, quindi mi scusi, la interrompo perché la curiosità, sa che la curiosità è un uomo. Giusto per farne capire, questo tipologia di sistema, attraverso questo sistema, che sono dei rulli meccanizzati, creano un aspetto di massaggio endodermico con un vacuum e attraverso altre sorgenti, tipo una radiofrequenza. Dottore, però le deve parlare in maniera anche meno. Il vacuum è come Ghostbuster. Abbiamo persone che vogliono capire. Avere cosa fa? Diciamo, la chiappa fantasmi aspira, diciamo, il fantasma e lo porta all'interno. È l'ideale praticamente. Per acchiappare i fantasmi. Se nel caso in cui non dovesse, può acchiappare i fantasmi. Bene. È uno dei, diciamo, quattro manipoli e dei quattro soggetti presenti, però. Questo invece è. I fantasmi più grossi. I più grossi. Sì. Questo sì. Si prende due mani perché giusto, chiaramente c'è bisogno, è grosso. Cioè proprio, quindi succhia. Però di succhia. Sistema di succhia, no. Succhia. No, non succhia, questo più che altro tende comunque ad andare, diciamo, in energia infrasonica, chiamiamola così. Ora non voglio entrare nel dettaglio, ma ripeto, tutte le informazioni tecniche le possono trovare nei grandi centri specializzati in estetica avanzata. Quindi l'invito è a frequentare centri di estetica all'avanguardia
che propongono sistemi tecnologicamente più avanzati al fine di poter migliorare la forma fisica, che assieme a una colazione ipotetica, come diceva il dottor Vernice, e assieme a un'attività fisica che trova quello che trova il tempo che trova, girare intorno al tavolo la mattina quando ci si sveglia, e c'è necessità a questo punto di utilizzare delle tecnologie all'avanguardia. Perché va a completare un cerchio. Ok, quindi ne abbiamo diverse tecnologie, però dire, questa è una di quelle, cioè, quindi tutto qua. Le abbiamo mostrato questa. Io le bene, bene. Allora, dottore, io intanto aspettavo il signor Feliciano, che di solito conduce con me questa rubrica, però lei ha... Non ce ne frega niente. Sì, diciamo, sì, non mi dispiace, magari arriverà fra un po', sono fatti suoi che non ha potuto partecipare a questa... Ha trovato la mia figura, che è decisamente molto più professionale. Questa rubrica molto molto interessante, devo dire, molto interessante. E niente, allora a questo punto noi dobbiamo salutare i nostri follower, sì, perché siamo andati come sempre oltre. Perché c'ho una visita alla casa. Una visita ipotetica, sì, probabilmente, perché visto che lei lavora ipoteticamente, utopisticamente o immaginalmente in quello che fa, va, sì, bene. Comunque, sì, sì, se volete consulenza del dottor Vernice, vi darò poi il numero di telefono, così lo chiamate per questo genere di consulenza. O altrimenti andare a trovare, parleranno comunque con la mia segreteria, perché io sono umanamente irraggiungibile. Grazie, grazie dottore, poi mi dice quant'è, così le do il suo compenso. No, abbiamo già pagato. Già fatto, va bene. 1593 euro. Bene, bene, allora vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima settimana con un altro tema, sì, ore 9 di venerdì mattina, tema associato a, appunto, al stare bene, bene, volersi bene. Non anticipiamo niente, perché dovete seguirci e continuate a farlo, siete veramente tanti, ci riconoscono, devo dire la verità, molto spesso incontro persone che ci dicono interessante la vostra rubrica, chiaramente sotto l'aspetto umoristico ci mettiamo un po' del nostro, ma giusto per rendere piacevolmente interessante la nostra rubrica. Per il resto vi salutiamo e vi rimandiamo dal dottor Vernice e da Michele Cusaro con la nostra rubrica che si chiama Q. Ciao a tutti e buon weekend.